Gianni Colacione per Liberi TV, inauguriamo questa serie di interviste al 40° congresso straordinario del Partito Radicale, transnazionale, non violento, un traspartito, con Geppi Ripa, che tutti quanti conoscete, già segretario radicale e deputato. È un congresso questo, oltre a essere straordinario, in una temperia un po' particolare, vedi, radicali, insomma, oggi su tutti i giornali si parlava appunto di almeno due squadre che si fronteggeranno, ma comunque sia, la cosa più importante penso sia che è il primo congresso che si celebra senza Marco. Tu cosa pensi che accadrà? Beh, anzitutto, più che concentrarmi su presunti elementi di conflitto interno, che molto spesso finiscono per essere in qualche misura esasperati, anche se hanno la loro sostanza, vorrei dire qualcosa su quello che è stata questa introduzione al congresso. Perché? Perché al di là delle possibili difficoltà di ingresso, aver realizzato questo appuntamento dopo la morte di Marco nel carcere di Rebibbia e nell'aula magna è stata una cosa che ha avuto un valore molto intenso, ma che è stato ulteriormente rafforzato dalla presenza del Ministro e dal suo intervento. Anche io vorrei spendere due parole proprio sull'intervento del Ministro Orlando, che credo abbia voluto inserire degli elementi sui quali farebbero bene tutti i radicali che partecipano poi al Congresso a riflettere, in particolare evidenziando come la questione liberale e la sinistra, sulla quale noi come Quaderni Radicali siamo tornati molto spesso e anche come Agenzia Radicale, è uno dei tarli fondamentali della sinistra stessa, perché Orlando ha detto: io vengo da una cultura marxista che faceva dei diritti sociali il perno centrale di tutto l'agire, e ho scoperto, grazie proprio al mio impegno di ministro, alla vicinanza con i radicali sul fronte del carcere, ho scoperto quanto significativo e importante era l'attenzione ai diritti civili. Non ci sono diritti sociali se non ci sono diritti civili, e questo è un dato di fatto sul quale bisognerebbe riflettere adeguatamente. Ciò detto e ciò premesso, il congresso di fatto nella sua formulazione interna non è ancora partito, e direi che a tuttora mi pare, mi permetto di dire un po' Cicero Prodomo suo, che l'unica forma di dibattito che si è realizzata è quello che ha realizzato Agenzia Radicale, con una ventina di interventi che noi abbiamo pubblicato in continuum, e credo che sia stata l'unica vera formula di dibattito che ha avuto un significato politico. Resta il dato di fatto certo che il congresso senza Marco è un processo rivoluzionante alla storia radicale. Perché? Perché Pannella è stato un leader carismatico, e forse questa sua funzione di leader carismatico ha avuto la capacità di dare compattezza, ma anche di creare dei problemi alla vicenda radicale. È usato uno dei motivi anche di, non litigi, ma delle polemiche con Marco che ho sostenuto, che è lo proprio di trasformazione della sua leadership carismatica in leadership politica, che avrebbe avuto tra l'altro la sua principale funzione proprio nella difesa del leader politico, che l'inverso invece ha dovuto sopportare tutta la linea di attacco che veniva dal regime partitocratico, dal sistema informativo, da un sistema di una corporazione dell'informazione che è completamente subalterna e congeniale al sistema di potere, e quindi non ha nessuna funzione di terzo e quarto stato, sono dei pennivendoli, punto e basta. Ma ciò detto, il punto fondamentale è che il primo congresso senza Marco a tuttora manca di una capacità istruttoria. Qual è la funzione di un soggetto radicale? Qui voglio segnalare ancora una volta quello che ha detto il ministro Orlando, che stranamente, venendo proprio dall'esterno, ha dato un'indicazione di grande efficacia, perché ha detto: guardate, c'è una insicurezza che riguarda diffusamente l'Italia, l'Europa, e che è diventato un tarlo determinante. Questa insicurezza produce degli effetti devastanti sui diritti umani, sulla diritti di libertà, sul restringimento dei diritti della persona. E quindi in questa chiave la funzione radicale è oggi storicamente più che mai necessaria e determinante. Quindi se c'è un punto sul quale mi piacerebbe che il Congresso fissasse il massimo della sua attenzione, è proprio quella relativa al fatto che i congressisti farebbero bene ad applicare una riflessione seria su questo aspetto. I radicali hanno un futuro se si distaccano dalle modeste beghe interne e guardano in prospettiva quello che è la grande visione strategica a cui bisogna puntare. Proprio il tempo che viviamo, il tempo della insicurezza, porta a una vigilanza ed un'azione politica attiva che abbia come riflesso quello di non consentire che la domanda di sicurezza, che è pure legittima, e chiariamolo, vada a discapito dei diritti di libertà e dei diritti della persona. E questo credo che sia la funzione strategica dei radicali
del Partito Radicale Non Violento, Transnazionale e Transpartito nel 2016. Senti Geppi, questa tua lettura ovviamente fa un pochino la scorta di tutto quello che è un po' la polemica, nel senso che può essere poco, diciamo, appassionante. Però è pur vero che probabilmente sono presenti oggi nell'area vasta, radicale, delle interpretazioni della realtà, delle visioni diverse, delle letture della realtà diverse. Ecco, e poi da queste poi possono anche derivare dei proposte di soluzioni diverse, quella un po' più interventista, istituzionale, e quella, diciamo, che vuole invece mantenersi sul livello dei diritti che non hanno nazioni, non hanno confini e transnazionali. In base a questo, cioè alla prevalenza dell'uno o dell'altra, si pensa se questo soggetto generale resterà unito, prenderanno delle strade diverse, prenderà una strada diversa il futuro radicale. Allora diciamo che non so che futuro prenderanno coloro che pensano di poter inserire degli ingredienti radicali in questo contesto storico-politico, nella crisi del sistema dei partiti, nella crisi della politica, convinti di poter praticare quello che nel gergo veniva definito, secondo un linguaggio dell'ancien regime, l'entrismo, perché in questo contesto gli equilibri di potere non consentiranno mai a una soggettività come quella radicale di potersi imporre come in grado di condizionare l'agenda politica. Questo non significa che non sia generoso e anche sincero il lavoro che qualcuno vuole fare, ma non può essere posizionato in modo subalterno alla intelligenza dei processi generali. Naturalmente vengono al pettine anche una serie di nodi che pure per esempio negli anni Ottanta io posi, cioè quello della la realizzazione del partito radicale nella sua funzione di essere quello che metteva in evidenza la crisi del sistema dei partiti e dava una soluzione alternativa federativa, federante al lavoro strategico politico. Dico che il fatto che oggi ci troviamo con un dibattito così scheletrico all'interno della vicenda, senza una capacità di visione adeguata, è anche la conseguenza di quello che ho chiamato prima la reiterazione della funzione carismatica di Marco, alla quale ha allontanato la consapevolezza diffusa di quelli che erano i disegni su cui bisognava puntare la propria attenzione e ha creato quindi le condizioni per cui oggi tutte si sentono legittimate e cercano legittimamente di difendere un impegno politico che, diciamoci la verità, comunque è stato sincero da tutti coloro che oggi sono qui anche a scontrarsi, perché è stato vissuto senza che questo avesse dei riflessi di potere, che questo avesse definizione delle prospettive di rottura, secondo me lascia il tempo che trova, perché poi voglio sapere che tipo di spazio pensano di trovare all'interno dei partiti. Oserei dire che la più rivoluzionaria delle cose l'ha detta oggi Orlando ha detto: la sinistra marxista ha sbagliato l'interpretazione della società, i diritti sociali non sono sufficienti se non ci sono i diritti umani. Quello è un modo per entrare, ma massicciamente all'interno. Non abbiamo mai denunciato la nostra ambizione di essere alterità e quindi di implicare la questione liberale come fondamentale rispetto anche alla nascita del Partito Democratico. Naturalmente a questa capacità di visione corrisponde anche al fatto che all'interno del partito ci sono coloro che pensano, svolgendo la funzione dei pasdaran, di essere i tutori di una certa visione. Anche questa è una posizione, a mio punto di vista, sbagliata, una posizione che non offre grandi visioni e che in prospettiva potrebbe rendere ancora più isolata la posizione radicale, che invece, per i motivi che ho espresso prima, è più che mai centrale. Oggi c'è una riduzione degli spazi di praticabilità e di democrazia, perché la domanda di insicurezza che nasce sulle contraddizioni nate dalla incapacità di investire un progetto complessivo che riguardasse il mondo, riguardasse i rapporti di forza, riguardasse le dialettiche democratiche nel mondo, può portare ad una convinzione che restituendo gli spazi di libertà si creano le condizioni di sicurezza maggiore. E merita stronzata. Questo è il viatico per ulteriori insicurezze. Questo non significa che nel momento in cui ci si apre una diversa visione il percorso sia lineare e semplice. È un percorso complicato. Ai radicali chiederei di fare un salto di qualità sul piano della percezione, senza rinunciare di un'oncia anche ai propri convincimenti. Io ricordo che nel 1980, quando da segretario del partito riuscì a formulare la condizione per cui non ci si presentò alle elezioni, non era a discapito della domanda pure legittima di qualunque radicale, di qualunque comune, di qualunque regione a voler portare la propria domanda,
ma partimmo dal presupposto che il quadro del regime partitocratico aveva talmente essiccato le dialettiche e la drammaticità democratica dello scontro che partecipare a un consiglio comunale, a un consiglio regionale senza avere impiantato una forza d'urto che evidenziasse, rendesse esplicita la precarietà di un'azione alternativa senza questo mutamento di prospettiva avrebbe reso inefficace, avrebbe assorbito e radicale all'interno del periodo del regime. Ultima considerazione, in questi giorni mi è venuto alla luce un tema interessante che è quello relativo al drammatico, la matematica condizione sismica del nostro paese. Nel 1980 io ero deputato radicale e il terremoto della Campania fu il primo atto in cui mi trovai ad affrontare in sede parlamentare. Bene, in quell'occasione, mentre De Mita, il PC e tutti i partiti dell'esarchia puntavano a fare che cosa? A spartirsi i soldi della ricostruzione, 500.000 miliardi con cui hanno occupato per 30 anni successivi la scena politica, continuando a far degradare la politica fino a portare alla crisi istituzionale, alla crisi della politica, con degli effetti devastanti, perché questo ha aperto il varco alla infezione cronica che è quello dell'antipolitica, che è quello del populismo pugiatista che porta inevitabilmente a sbocchi autoritari, a domande autoritarie. Bene, in quell'occasione io feci un lavoro molto intenso che aveva un duplice obiettivo, protezione civile e prevenzione. Sulla protezione civile riuscii a descrivere, grazie anche all'impegno degli altri radicali, il tema in sede parlamentare, tant'è che nacque la legge sulla protezione civile dopo che avevo obbligato la Commissione ad andare in Cina, in Giappone, in Russia, e raccogliamo tutti i dati, e oggi c'è da dire che se andiamo a guardare rispetto a questi drammatici eventi abbiamo visto che esiste una diffusa rete di volontariato. L'altro aspetto, quello della prevenzione, che avrebbe avuto una valenza economica devastante sul piano positivo, intendo dire, cioè quello di lavorare perché le costruzioni, la difesa del patrimonio culturale, avrebbe significato un viatico di economia viva e vitale che si sarebbe innervata anche con l'immaginario mondiale che si ha dell'Italia, i suoi borghi, la sua storia, la sua cultura, la sua arte, avrebbe sicuramente significato avere una pre-piattaforma. Oggi si parla del fatto che questo ritardo in un paese ad alto gradiente sismico è un ritardo pericoloso. Basti solo pensare che il 70% delle abitazioni che sono insediate su territori di prima fascia in termini di rischio sismico e idrogeologico sono completamente prive di tutela antisismica. Questo fa capire quale ritardi ha accumulato, e quello avrebbe avuto un riflesso sul piano dell'edilizia, un riflesso sul piano della progettualità delle città, avrebbe avuto un riflesso sul piano del rilancio della nostra cultura. Come vedi, non era un disegno velletario, ma era innervato proprio sull'intelligenza anche un po' che taluni ci rimprovano, liberale dell'economia, e non una vicenda, diciamo, statalista i cui esiti sono stati sempre disastrosi. Allora, grazie Giappi Rippa e buon congresso.